Cari amici telespettatori di San Marino Web TV, un buon pomeriggio da Axel Paderni. Come vedete siamo tornati alla piscina del multieventi e tra poco andremo a trovare la nazionale sammarinese di nuoto sincronizzato, quindi rimanete collegati e scopriamone di più. Siamo con Chiari Simone, commissario tecnico della Nazionale di Nuoto Sincronizzato della Repubblica di San Marino. Insomma, abbiamo visto poco fa le due ragazze, le due Jasmine, si stanno allenando veramente duramente. Come abbiamo detto, il sogno olimpico per Parigi non è affatto un sogno assolutamente impossibile. Assolutamente no, proprio perché è l'obiettivo con cui abbiamo ripreso questa nuova stagione agonistica, che oltre alla stagione agonistica è anche l'inizio di un triennio olimpico, che ci porterà sicuramente per la qualifica di Parigi 2024. E mentre sapevamo che Tokyo sarebbe stata una bella esperienza per loro, perché comunque hanno una giovane età, sappiamo invece che l'obiettivo di Parigi è veramente reale e su questo iniziamo già ora a lavorare. Un nuoto sincronizzato sammarinese che negli ultimi anni, chiaramente anche grazie alle due Jasmine, è anche cresciuto a vista d'occhio, ma soprattutto ha fatto da traino anche a tante piccole che sempre più abbracciano questa disciplina. Assolutamente sì, anche questo è vero, perché comunque un po' per emulazione, un po' per conoscenza anche di questo sport e vederle comunque nuotare in acqua fanno invogliare anche le piccole ragazze o le piccole atlete ad avvicinarsi a questo sport che non ha la visibilità di sport più conosciuti, però sicuramente affascina e anche alle bimbe più piccole è un'opportunità in più di vivere la piscina e vivere l'acqua. Bene amici, sono letteralmente in acqua con loro, come le vedete, con le bellissime Jasmine Zunzini e Verbena. Beh, insomma, direi, vi state allenando veramente duramente. Insomma, diciamo che l'obiettivo di Tokyo non era troppo vicino, però l'obiettivo di Parigi comunque direi che è molto fattibile. Sì, 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 soprattutto la conferma ce l'ha data anche i risultati della scorsa stagione, in particolare i risultati ottenuti in qualifica olimpica a Barcellona a giugno dell'anno scorso, dove siamo riusciti a battere delle nazioni che mesi fa non ci sognavamo assolutamente di poter affrontare. Appunto, diciamo che come coppia siete cresciute assolutamente a vista d'occhio e vi state continuando ad allenare veramente in maniera molto dura. Sì, sì, negli ultimi anni abbiamo visto il miglioramento e sicuramente puntiamo alla qualificazione di Parigi sperando di migliorare sempre di più. L'obiettivo ovviamente è quello e cercare di arrivare sempre più vicini alle nazioni più forti al mondo. Beh, appunto, vi ho visto allenare chiaramente in un esercizio un pochino nuovo, ci vuoi raccontare qualcosa di più? Sì, allora, questo esercizio qui adesso è in fase di rinnovamento, diciamo che l'esercizio l'abbiamo presentato l'anno scorso ma nella sua prima bozza, diciamo, quindi adesso quest'anno verrà rinnovato. Inoltre cambieremo anche l'altro esercizio, che è l'esercizio libero, che sarà la vera nuova novità, insomma, di quest'anno e siamo molto curiosi anche noi di vedere come si evolverà la situazione. Beh, indubbiamente sono curioso anch'io, però insomma ricordiamo, prima di un'eventuale qualificazione a Parigi ci saranno altre manifestazioni come europei e mondiali che saranno molto importanti. Sì, infatti avremo gli europei che saranno tra l'altro in casa perché a Roma, quindi qui vicino, però prima degli europei avremo i mondiali a metà maggio e altre tappe di Coppa del Mondo. Bene amici telespettatori di San Marino Web TV, vi ringraziamo di essere stati con noi ancora una volta, un in bocca al lupo alla nazionale sammarinese di nuoto sincronizzato, a Jasmine Zunzini e Jasmine Verbena per i prossimi appuntamenti internazionali e ci vediamo nel proseguo dei programmi di San Marino Web TV. Da Axel Paderni, dal Domus Multieventi di Serravalle è tutto, linea alla regia.